Insomma, mi ha detto il sindaco che c'è solidarietà, ovviamente grande attenzione verso di voi. Noi speriamo di poter dare un contributo per cercare di avere una soluzione a questa situazione che deve essere costruita con l'impresa o con chi ha interesse a mantenere qui un presidio produttivo che consideriamo importante, importante perché quando si tratta di lavoro, anche un solo posto di lavoro è importante. Quando si tratta di stare in una zona come questa, bellissima, ma anche una zona, diciamo, che rischia lo spopolamento, bisogna a maggior ragione difendere i posti di lavoro. Quindi noi, diciamo, l'impegno che possiamo portare è quello che continueremo a fare. Nel rapporto c'è con me Nicola Danti, eccolo Eccomi qua, qui, sono qua dietro. Gabriele. Toccafondi, che è deputato nazionale, Nicola sicuramente conoscerete, è il parlamentare Fatto un grande europeo. intervento in Noi, Parlamento. ecco, Fatto un grande noi intervento. il lavoro che vogliamo fare è quello di cercare di salvaguardare il vostro posto di lavoro e di salvaguardare la produzione qui, perché è una produzione di livello che è legata molto al territorio e noi, diciamo, se vogliamo valorizzare il Made in Italy, dobbiamo anche saper offrire questo. È quello che vogliamo che valuti anche l'azienda che sta in questo momento maturando questa decisione che noi contrastiamo, che non condividiamo, che non giustifichiamo, perché la valorizzazione del Made in Italy è legata anche alla valorizzazione dei luoghi dove un prodotto è stato pensato ed è stato poi anche commercializzato. Quindi diciamo noi su questo dobbiamo fare ogni sforzo a tutti i livelli perché questa vertenza possa comporsi con il mantenimento qui. Se c'è bisogno di un intervento anche pubblico, ebbene però per fare questo l'azienda si deve sedere a un tavolo e deve discutere, deve dire quali sono, deve dire alle organizzazioni sindacali, lo deve dire alle istituzioni, quali sono le necessità di cui ritiene di aver bisogno per rivedere questa decisione, perché è assolutamente ingiustificabile, lo è in generale. Soprattutto poi quando si tratta di lavoro femminile, in gran parte di lavoro femminile, che è in un paese, diciamo, dove stiamo soffrendo e stiamo facendo tanti interventi proprio per rafforzare l'occupazione delle donne, non possiamo permettere che 80, 90, 70, 10 posti di lavoro di donne, anche se molti sottovalutano perché pensano stagionale e pensano che è un lavoro di passaggio, che uno lo fa e poi, diciamo, ha abbandonato tutto. Invece il lavoro stagionale in Italia, soprattutto in questi settori, alla fine diventa un lavoro che ti dà un reddito per tutto l'anno e questa, diciamo, è una cosa che noi dobbiamo far conoscere. Ecco, questo, diciamo, noi dobbiamo chiedere anche alla stampa di informare bene quali sono le condizioni che ci sono e quelle che rischiano di determinarsi, perché lavoro stagionale in questo settore significa che tra il lavoro effettivamente che si fa e cosiddetti ammortizzatori sociali, l'indennità di disoccupazione, alla fine mette insieme la copertura dell'anno, che non è solo il reddito attuale, è anche la costruzione della pensione, è anche quello che poi arriverà nel futuro. E noi su questo, diciamo, ecco, dobbiamo far conoscere perché molti dicono, ma sono 10 posti di lavoro, poi un po' di lavoro stagionale, un po' di lavoro stagionale significa la qualità della vita delle famiglie, non solo delle persone che sono occupate. Ecco. E noi su questo, diciamo, interessati a fare ogni sforzo a tutti i livelli. Adesso si sta muovendo la regione con i nostri rappresentanti, con le organizzazioni sindacali per fare questo passaggio. Se sarà necessario, attiveremo anche le competenze dei ministeri perché ognuno deve dare il suo contributo in modo da portare l'azienda a ragionare che questa scelta può rovinare molto la sua immagine. È far comprendere a tutti in Italia e anche fuori l'aspetto ultimo che diceva Teresa, cioè non è possibile che un fondo di investimento che ha la proprietà di, che sa, non sa di avere questo stabilimento, cioè circolano voci strane su questo, di punto in bianco, senza nemmeno essere mai venuta qui in un anno e mezzo la proprietà, chiuda senza conoscere che cosa ha al suo interno, qual è la bellezza anche della proprietà che ha. Quindi non solo non l'abbia valorizzato, nonostante le promesse, in un anno e mezzo, ma chiuda senza mai essere venuto qui, senza essere venuto a conoscenza, a toccare con mano la realtà
delle persone che lavorano per l'azienda, della comunità che rappresenta l'azienda per Marradi. Ecco, questo è un aspetto che dobbiamo affrontare, perché è un assurdo dei nostri tempi, è veramente un assurdo. Noi, nel nostro piccolo, nel nostro grande, ci mettiamo la faccia e stia sicuro il fondo di investimento che non lasciamo correre, che lo diremo ovunque questo aspetto, di quello che stanno combinando. Quindi vengano qui, vengano a conoscere le storie delle persone che qui lavorano e da sempre, che hanno costruito questo percorso, si rendano conto di quello che hanno, è la loro proprietà, ritirino i licenziamenti e facciano quello che da un anno e mezzo tutti noi ci aspettiamo, cioè investimenti. Ne va della loro proprietà e ne va della nostra comunità. Noi non smetteremo di proseguire in questa strada, statene certi. Come dicevamo anche gli altri giorni, noi siamo una gente di montagna, quindi si critica, si discute, ma quando c'è bisogno, quando c'è qualcuno in difficoltà, si ricompatta. Sono giorni che stanno portando avanti queste manifestazioni di appoggio, di solidarietà. Bene che continuino, perché due sono i perfetti, l'avete centrato molto bene voi, il primo che è quello di investimento, che invitiamo a venire qua e a conoscere questa comunità e questo territorio, e l'altro è che dobbiamo riuscire a dare mano forte a loro che da mezzanotte alle 24 stanno qui. Ecco, ora avete la fortuna di aver trovato una bella giornata, il giorno dell'Epifania è nevicato, ci sono stati problemi con la luce, quindi erano rimasti al buio e questo farebbe venire lo sconforto in tutta questa situazione a chiunque. Loro sono ferme e determinate, stanno dando dimostrazione di quello che è l'essere gente di montagna, molto meglio che tanti racconti, e quindi credo che sia anche importante la vostra visita, come di tutti quelli che stanno venendo e partecipando, per dare anche a loro la rappresentazione che non sono da solo. Noi ci siamo e ci siamo. Grazie davvero. Poi avrei piacere, se qualcuno di voi se la sente, di raccontare loro che cosa state vivendo. 5 anni la maggior parte che lavoriamo qui, abbiamo costruito questa fabbrica insieme, è la nostra famiglia e vogliamo portare avanti questa cosa fino in fondo, ci vogliamo giocare tutte le carte, non ci fa paura niente. E noi siamo disponibili a tutto, se l'azienda vuole venire qui, noi ci vogliamo confrontare, non abbiamo niente da nascondere.